Ora parliamo del campo elettrico indotto. In questa figura è disegnato un elettromagnete, che consiste in un avvolgimento di filo attorno a un nucleo d'acciaio. La corrente scorre nel verso indicato dalla freccia, poi prosegue verso la parte superiore dell'elettromagnete, dove continua a scorrere nello stesso verso di prima, cioè verso sinistra. In questa zona di spazio vuota, ricavata all'interno dell'elettromagnete, c'è il campo induzione magnetica B, le cui linee vanno verso il basso in accordo con la regola della mano destra numero 1. È il campo B generato dall'elettromagnete. Ora immaginiamo di mettere un circuito elettrico, quindi un filo, una spira, lungo questa linea nera e di orientarla convenzionalmente in senso antiorario, quindi con la faccia positiva che guarda verso l'alto. Finché la corrente I0 che scorre nell'elettromagnete rimane costante, il flusso magnetico del campo B attraverso questo circuito, cioè la spira, non cambia e la spira non reagisce, cioè non si produce il fenomeno dell'induzione elettromagnetica. Se ora immaginiamo di aumentare l'intensità di corrente I0, l'intensità di questo campo B aumenta e quindi aumenta il flusso magnetico attraverso la spira. Aumenta nel senso che diventa più negativo. Infatti questo flusso magnetico è negativo perché il campo B è rivolto verso il basso e quindi attraversa l'area della spira nel verso contrario alla faccia che abbiamo scelto come convenzionalmente positiva, cioè che è rivolta in alto. Dunque, aumentando I0, questo flusso magnetico diventa più negativo. Aumentano le linee del campo B che attraversano la spira rivolte verso il basso. Allora la spira fa passare la corrente in senso antiorario, quindi si tratta di una corrente positiva perché va nel verso convenzionale che abbiamo scelto per la linea, in modo tale che questa corrente generi un campo B indotto verso l'alto. Quindi la spira cerca di metterci quelle linee del campo B verso l'alto, le sue linee del suo campo B indotto, per cercare di contrastare l'aumento del flusso verso il basso. Ora andiamo a vedere quello che succede all'interno di questo filo, di questa spira. Ci sono gli elettroni di conduzione, che noi immaginiamo sempre come se fossero delle cariche convenzionalmente positive, che scorrono in senso antiorario. Ma noi sappiamo che se le cariche scorrono all'interno di questo filo metallico, vuol dire che c'è un campo elettrico che li spinge. E questo campo elettrico ha le linee circolari, quindi questa è una linea del campo elettrico e il campo elettrico è tangente a questa linea in ogni punto. Questi vettori è il campo elettrico. Questo campo elettrico si chiama campo elettrico indotto. Se ora noi immaginiamo di togliere la spira, nel senso che togliamo questo filo di metallo e quindi togliamo anche tutte le cariche che il filo contiene, allora non ci sarà più la corrente perché non c'è più nessuna carica che è presente in grado di ruotare. Tuttavia questa linea del campo elettrico rimane, solo che noi non la vediamo per il semplice fatto che questo campo elettrico non ha elettroni, non ha cariche da mettere in movimento. Dunque la presenza della spira fisica, cioè della spira fatta proprio dal filo di metallo, rappresenta in pratica un serbatoio, un contenitore di cariche che, mettendosi in movimento in questo senso antiorario, ci permettono di visualizzare la presenza, l'esistenza di un campo elettrico indotto. In altre parole, la spira metallica è soltanto il visualizzatore del campo elettrico, ma se noi togliamo la spira con le sue cariche elettriche, noi il campo elettrico non lo vediamo più, però c'è lo stesso, continua ad esistere questo campo elettrico indotto. Quindi, riassumendo, noi non abbiamo più la spira, al suo posto abbiamo una linea L immaginaria, una linea chiusa, convenzionalmente orientata in senso antiorario. Attraverso questa linea immaginaria passano le linee del campo B, generando quindi un flusso magnetico. Se questo flusso magnetico aumenta in negativo, lungo questa linea si viene a creare un campo elettrico indotto. La concatenazione logica dei concetti quindi è questa: varia il flusso magnetico esterno attraverso quella linea chiusa immaginaria che abbiamo chiamato L, questa. Allora si genera lungo quella linea immaginaria L un campo elettrico indotto, qui rappresentato da questi vettori tangenti, e questa è una linea del campo elettrico indotto, questa nera. E questo campo elettrico indotto fa scorrere la corrente, ma soltanto se qua è presente una spira fisica fatta di filo metallico
piena di cariche elettriche che, sotto l'azione di questo campo elettrico indotto, si possono muovere. Se la spira metallica non c'è, quest'ultima parte viene a mancare perché non ci sono cariche elettriche da mettere in movimento, e rimane invece il rapporto di causa-effetto tra una variazione del flusso magnetico e la nascita di un campo elettrico indotto. Questo campo elettrico indotto, detto anche elettromotore indotto, ha proprietà radicalmente diverse dai campi elettrostatici che abbiamo studiato nell'elettrostatica. Infatti, quelli erano generati dalle cariche elettriche, che si comportavano come sorgenti e pozzi, e le linee dei campi elettrostatici nascevano dalle cariche positive, le sorgenti, e andavano a morire nei pozzi, cioè nelle cariche di segno negativo. Ed erano linee chiuse che avevano un inizio e una fine. Inoltre avevamo anche visto che i campi elettrostatici erano campi conservativi e non rotazionali, che facevano un lavoro uguale a zero sulle cariche che si spostavano lungo percorsi chiusi. Questo campo elettromotore indotto invece non è generato dalle cariche elettriche, perché non c'è nessuna carica elettrica che genera questo campo dall'andamento circolare, ma è invece generato dalle variazioni di flusso magnetico esterno, cioè questo campo elettromotore indotto è generato dalle variazioni del flusso dB attraverso questa linea L. Attenzione, dalle variazioni del flusso, non dal flusso, perché se questo flusso si mantiene costante, nel caso in cui la corrente non venga fatta variare, non si genera nessun campo elettromotore. Dunque questo campo elettromotore indotto è generato dalle variazioni di flusso magnetico. Inoltre le sue linee sono chiuse e non nasce e non muore in nessun punto, non ha sorgenti né pozzi. È un campo rotazionale non conservativo. Vediamo infatti che questa linea del campo elettrico elettromotore indotto è rotazionale, ha un ben preciso verso di rotazione, in questo caso antiorario, non nasce e non muore in nessun punto, e se sono presenti delle cariche elettriche, per esempio positive, le sposta lungo un percorso ciclico chiuso, compiendo su quelle cariche un lavoro che non è nullo. Cioè, se c'è qui una carica positiva, come quelle che si trovano nel filo metallico della spira, se ci mettiamo qui una spira, allora queste cariche vengono portate in circolo, vengono mosse, e il campo elettromotore indotto a queste cariche fa compiere un giro completo, quindi compie lavoro su di loro. E questa circolazione delle cariche è proprio la corrente elettrica indotta. Il campo elettromotore indotto fa scorrere la corrente elettrica nella spira. Riassumendo quindi, quando varia il flusso magnetico attraverso una linea chiusa, immaginaria nello spazio, su quella linea si genera un campo elettrico indotto, che ha proprietà completamente diverse dai campi elettrostatici generati dalle cariche elettriche.